Siamo con Maria Stella, moglie del dottor Antonio Maglio, e ci facciamo raccontare cosa ha fatto di grandioso quest'uomo. Antonio Maglio è stato il pioniere della riabilitazione del medullo leso in Italia, mutuando l'esperienza di Sir Ludwig Gutmann a Londra, perché in Italia non c'era assolutissimamente niente. Tutto nacque a Palestrina dalla visita di due ragazzi che erano allettati, e su invito del professor Ederle, che aveva invitato mio marito ad andarli a visitare perché non capivano di che cosa fossero affetti, e lesione midollare, per cui è nata questa storia. Era un funzionario dell'INAIL, per cui ha potuto anche avvalersi dell'opera anche economica di INAIL, e in effetti si creò il primo centro unità spinale ad Ostia, sempre, ripeto, mutuando l'esperienza di Gutmann come riabilitatore, che poi avviava allo sport i reduci della guerra. Questo è accaduto nel 56, nel 57 è nato il centro paraplegici di Ostia, poi è nata la sport terapia, e lui ha avuto la grandiosa idea e il coraggio, soprattutto per quell'epoca, di organizzare le prime olimpiadi per persone disabili. Che non si chiamavano Paralimpiadi, ma... Si chiamavano Olimpiadi per persone disabili. Nel 1960 a Roma. A settembre del 1960 a Roma è accaduto tutto questo. Io ho proprio un DVD, e dovrebbe essere anche sul sito del CIP, dove c'è la cerimonia inaugurale della celebrazione e dell'inaugurazione di questo, con tutte le squadre partecipanti. Quindi anche lei ha conosciuto il dottor Gutmann? Io ho conosciuto Sir Ludwig Gutmann, ho avuto questo grande piacere, onore direi, perché è venuto a casa mia, e in quella occasione mi disse che io avevo sposato il miglior riabilitatore d'Europa. Beh, grande soddisfazione, direi. Grande soddisfazione. Mio marito era una persona generosa, non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se così non fosse stato. Se non fosse stato così. No, era umanamente impossibile per l'epoca, perché lui ha abbattuto delle barriere culturali molto, molto, molto forti, perché non c'era niente. E Maria Stella, ci parli un po' del mini basket in carrozzina, a che livello siamo? Allora, siamo a un livello entusiasmante, e oggi veramente sono orgogliosa di quello che la squadra è riuscita a fare, ma la squadra come team, come squadre, come presidente della federazione, dottor Zappile, perché si è immedesimato in questa, posso dire, io la chiamerei missione, perché si è creata una coralità tra le persone, tra gli atleti, tra le famiglie, perché poi questi atleti sono ragazzi, e dietro i ragazzi ci sono le famiglie, quindi si è creata una gioia, una partecipazione, come voi sentite dalle urla, dalla partecipazione proprio attiva, che poi Maglio chiamava coralità non solo nel gruppo tra gli atleti, ma tra gli atleti e il pubblico che applaudiva questi atleti. Per cui siamo riusciti ad arrivare a questi risultati, che sono ambiziosi a mio parere, perché non è più un campionato promozionale, ma è un campionato di livello che non ce n'è in Europa, perché qui creiamo i futuri atleti, il ricambio generazionale per la Serie 1. Se li visti giocare, rimane esterrefatta. Ed è nato questo campionato 9 anni fa,
E l'anno scorso, grazie al presidente Zappile, che ci sente tutte le squadre, le società partecipanti, sente quali sono le loro esigenze, ha cercato di modellare questo campionato per far sì che diventi effettivamente poi un progetto da esportare in Europa, perché non ce n'è, non vedo perché l'Italia deve sempre rimanere indietro quando fa cose grandi, perché queste sono cose grandi che rendono onore a tutti noi. E il gruppo, quando dicevo prima gruppo, è il presidente, le società sportive, gli atleti che partecipano, e l'ultimo è il valore aggiunto, perché si è aggiunta questa Coppa Maglio, che diciamo prima si chiamava Trofeo Maglio, quest'anno abbiamo cambiato nome, no? Abbiamo cambiato, il presidente ha voluto cambiare nome, Coppa Maglio, campionato giovanile, per cui ha dato un tono di atleta al movimento. E i ragazzi in effetti sono stati quasi degli antesignani, no? Perché chiamavano sempre Coppa Verde, e infatti vede che è diventata Coppa. Quindi da Trofeo a Coppa Maglio. Da Trofeo a Coppa Maglio, e io veramente non finirò mai di ringraziare il presidente Zappile, perché ha dedicato tutto se stesso a questo movimento. E da quando io partecipo con questa Coppa Maglio, che ormai sono 5 anni, che ancora non è stata assegnata, perché la regola è assegnarla dopo 4 scudetti vinti ma non consecutivi, e quest'anno si disputano l'assegnazione, si assegna il Cantù l'assegnazione del trofeo, se vince domani assegnano la coppa al Cantù. Ma questo che cosa dimostra? Quello che ho detto prima, che si è raggiunto un livello per cui non si riesce a conquistare questa coppa, ma proprio per il livello alto che le altre squadre hanno raggiunto e che non consentono agli altri di vincere questa coppa. Quindi grande attesa per domani. Sarà molto 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 combattuta. E questo è il valore dello sport, è l'eccellenza del valore dello sport per una persona disabile, perché la riporta sicuramente alla vita. Allora ringraziamo il presidente Zappile, ringraziamo Maria Stella e soprattutto il dottor Antonio Maglio. Grazie.